Ciao, sono Duke. Oggi scopriremo insieme le novità introdotte nella seconda versione della pre-release della patch 1.9. Scusate il ritardo, sono stato un po' impegnato. Questa pre-release è uscita l'altro ieri. Il primo oggetto nuovo introdotto è l'occhio di ragno. È un drop ovviamente dei ragni, sia di quelli normali che di quelli che incontriamo nelle rovine. E abbinato con il fungo marrone e lo zucchero crea l'occhio di ragno fermentato. L'utilizzo di questi nuovi due item non è ancora stato rivelato, sicuramente avrà un utilizzo nella versione definitiva del gioco, per ora si possono fare solo ipotesi. Un'altra novità sono i dischi. In realtà due di questi erano già presenti, quello verde e quello giallo, ma ora ne sono stati introdotti di nuovi. Questi si usano col jukebox per riprodurre melodie, c'è anche un disco rotto che probabilmente avrà qualche funzione particolare. Un'altra novità è il fatto che con i Blaze Rod, che sono i drop dei Blaze, il nuovo mob giallo del Nether, possiamo fare la Blaze Powder, la polvere di Blaze. Questa, abbinata con le Slime Ball nella griglia di crafting, come vediamo adesso, fa questa Magma Cream, che ha uno sprite simile appunto a quello delle slime ball, ma ha questo effetto arancione, rosso, questa sfumatura. Anche di questo item non è ancora stato rivelato l'utilizzo. Qua vi mostro come la mela d'oro, quando è nell'inventario, ha questo effetto viola, ha questo effetto lampeggia di viola ed è tutto qui. La mela d'oro cura. È l'item che cura più di tutte ed inoltre ci offre per 30 secondi una rigenerazione più veloce della vita. Qua vi faccio vedere che con 3 cubi di vetro si fa una bottiglia che servirà anzi per fare delle pozioni. Nella descrizione del video trovate un link che vi spiega come saranno le pozioni quando ci sarà la versione definitiva del gioco. Non ne parlo ancora direttamente nel video perché probabilmente verranno cambiate. Quello che si sa ora si sa un po' perché è stato decompilato una parte del sorgente e comunque si sono andate a vedere cose che non sono ancora completamente introdotte nel gioco. Quell'effetto che vedete ora lo faccio premendo F5. Premendolo una volta passiamo in terza persona, premendolo due volte passiamo in terza persona ma vedendo il nostro personaggio da davanti. Questa era una feature che era stata tolta, ma è stata rimessa. Quindi niente, con F5 si ciclano queste tre modalità. Ora vi mostro come le fence, se poste vicino ad un muro, si congiungano adesso facendo questo effetto che possiamo vedere. Si congiungono anche ad esempio ad altri blocchi come la working bench. Queste invece sono le fence della mattone del Nether e anche queste fanno la stessa cosa. E qua mostro anche che pure le barre d'acciaio, anche se le avevamo già visto, si congiungono ai muri. Un'altra cosa da notare è che adesso possiamo andare più vicino a queste fence rispetto a prima, perché ora occupano solo lo spazio che si vede. Una conseguenza di questo è che quando ne mettiamo due in diagonale, che formano quei due paletti, possiamo passarci attraverso, mentre prima non era possibile. Ora vi mostro come, tenendo in mano il grano, gli animali vengono verso di noi. Potete vedere, ora passo un po' di volte da un altro item al grano per far vedere che l'animale, la gallina, quando abbiamo il grano, scusate, si avvicina a noi. Cliccando col tasto destro su un qualsiasi animale quando abbiamo in mano il grano, questo farà questo effetto con i cuoricini e significa che è pronto per riprodursi, perché appunto una delle novità è che possiamo far riprodurre gli animali, possiamo creare degli allevamenti come potete vedere adesso. Questi vanno uno vicino all'altro e per magia spunta un terzo di quegli animali. E questa è la risposta di Minecraft, è nato prima l'uovo o la gallina. Perché anche se in Minecraft le galline fanno le uova, ma non le usano per riprodursi, per qualche motivo che ci dovrà spiegare Notch, perché non ha alcun senso questa cosa. Poi anche le pecore fanno la stessa cosa, clicchiamo sopra col grano e si riproducono, e qualunque sia il colore del manto dei genitori, il figlio sarà sempre bianco, quindi non possiamo far nascere pecore colorate. Lo stesso vale per le mucche.
Sì, possono reprodurre anche loro, mentre invece i pupazzi di neve, se proviamo a fare la stessa cosa, questi iniziano a spararsi palle di neve come dei pazzi e iniziano a combattere all'infinito perché le palle di neve non fanno danno. Ora vi mostro una novità piuttosto importante. Unendo due attrezzi danneggiati, possiamo sommare gli utilizzi che erano rimasti su questi attrezzi e farne uno solo. Questa non è una vera e propria riparazione degli attrezzi come qualcuno erroneamente ha detto. Semplicemente uniamo gli utilizzi disponibili di due attrezzi, ma dobbiamo comunque averne due ed unirli. Non possiamo andare a creare nuovi utilizzi, non possiamo fare in modo che un attrezzo possa appunto essere utilizzato più volte di quanto non sia possibile. Possiamo solo unire gli utilizzi rimasti su due attrezzi. Qua mostro che i pannelli di vetro non droppano più appunto il pannello, come invece era nella versione precedente, si distruggono e basta. Le zucche, stavolta, scusate, in questa pre-release, se le mettiamo nella griglia di crafting, possiamo ottenere i semi per quindi piantarle, perché nella pre-release precedente non era possibile. È cambiato il comportamento degli Enderman. Adesso questi, quando vanno nell'acqua, si teletrasportano istantaneamente in un posto per loro sicuro, perché appunto l'acqua li danneggia. Quindi non possiamo più utilizzare come sistema per uccidere gli Enderman il metterci nell'acqua e farli arrivare, oppure usare secchiate d'acqua, perché si teletrasportano subito e non prendono praticamente danno. Lo stesso vale anche con la pioggia, come vi faccio vedere fra un attimo. Ora vediamo ancora che si è teletrasportato, si è visto chiaramente, e ora fortunatamente aveva iniziato a piovere, fra un istante. Ah no, qua ancora faccio vedere che si teletrasportano. Dimenticavo di dire che, come il video della pre-release precedente, questo video, diversamente dal solito, non è commentato in diretta. Sto utilizzando questo sistema per cercare di accelerare un po' di più e fare video più brevi, in modo che tutte le notizie le siano appunto una dietro l'altra. Qua si vede che con l'Enderpearl adesso ci si può teletrasportare. Bene, sì, finalmente c'è un utilizzo per le Enderpearl, che non sono gli utilizzi che erano stati ipotizzati prima. Questo è l'unico utilizzo che c'è. Le prendiamo in mano, le lanciamo col tasto destro e dove queste atterrano ci teletrasportiamo, ma subiamo un po' danno. Ora faccio vedere la nuova modalità, ossia la modalità Hardcore, che possiamo leggere. È come quella Survival, però è bloccata alla più difficile delle difficoltà e abbiamo una sola vita. Se moriamo, il mondo viene cancellato e non possiamo recuperarlo in alcun modo. Vediamo ora che appunto la difficoltà è bloccata sul hardcore, non possiamo modificarla. Ora vi faccio vedere che mi faccio uccidere apposta e appare la schermata di Game Over, l'unico pulsante dell'Hit World, e c'è il punteggio, finalmente c'è il punteggio, non ci sono più quei caratteri strani. Quindi anche questa è una novità. Ora, in base all'esperienza che abbiamo accumulato durante il gioco, ci sarà un punteggio. Quando poi niente, abbiamo letto il punteggio, clicchiamo su Delete World e esce, torna al menu principale. Non possiamo in alcun modo recuperare il mondo. Ci sarà da provare perché secondo me è possibile che se noi facciamo Alt F4 quando siamo lì su quella schermata, forse il mondo si salva. Ok, è una cosa che viola lo spirito della modalità hardcore e non ha nemmeno senso giocare in modalità hardcore e poi cercare trucchi per non perdere il mondo, però è solo un'ipotesi che facevo, vedremo nella versione definitiva del gioco se funzionerà. Ora vorrei chiedervi, per cortesia, di scrivere nei commenti se preferite, esclusivamente per quanto riguarda i video sulle patch di Minecraft, il metodo solito dei video come quelli scorsi, tranne quello subito precedente a questo, in cui io andavo in giro e commentavo direttamente in gioco mentre giocavo tutte le varie novità con un ritmo un po' più tranquillo, oppure se preferite il sistema che ho utilizzato in questo e nel video precedente, in cui registro precedentemente le varie novità e le commento dopo e appunto con un ritmo un po' più veloce, mostrando le novità in modo serrato una dietro l'altra. Questo ultimo sistema ha il pregio di creare video più brevi, in cui appunto chi è interessato a sapere le novità può conoscerle tutte in breve tempo, però
non è come i video precedenti che si avvicinavano magari più ad un video di gameplay in cui io commentando direttamente durante il gioco mi muovevo, andavo in giro nel gioco appunto mostrando tutte le novità con un ritmo un po' più tranquillo. Quindi per cortesia scrivetemi nei commenti quale sistema preferite, quale trovate più adatto per questo genere di video. Vi ricordo che mi riferisco unicamente ai video sulle patch e non ad altri tipi di video. Quindi per ora è tutto, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!